Segretario Barone, tra pochi giorni sarà il 1° maggio, la festa dei lavoratori, e alla luce del recente Jobs Act e dei decreti attuativi, ma cosa rappresenta oggi per il sindacato la festa dei lavoratori il 1° maggio? Noi dobbiamo mettere davvero al centro il lavoro per quanto riguarda le prospettive del nostro paese. Il Jobs Act purtroppo non è una risposta utile. Avere precarizzato i rapporti di lavoro perché le tutele sono crescenti solo di nome, ma in realtà è una precarizzazione, non sta consentendo nessuna ripresa economica e occupazionale. Il governo ha sbandierato dei numeri, ma in realtà, se andiamo a vedere i saldi fra i posti di lavoro persi e quelli nuovi, il tasso è praticamente a somma zero. Noi crediamo che si debba fare qualcosa sul serio invece per dare più dignità al lavoro e creare, per chi lavora oggi e ha un posto di lavoro a rischio o è precario, o per chi dovrà lavorare domani, vere possibilità occupazionali. La festa nazionale del 1° maggio sarà quest'anno celebrata dal sindacato in Sicilia, precisamente a Pozzallo, e ci saranno i vertici dei tre sindacati confederali, quindi ci sarà Barbagallo, la Camusso e la Furlan. Ma perché questa scelta di celebrarlo in Sicilia? A noi piace pensare che sia anche legato al fatto che la UIL per la prima volta ha un siciliano segretario generale a livello nazionale, quindi c'entrerà anche il fatto che ha pensato alla sua terra. Credo che però più in generale ci sia la coscienza da parte di tutto il sindacato che oggi quest'Italia si sta divaricando sempre di più e la situazione nel Mezzogiorno è diventata assolutamente insostenibile. O diamo un'inversione oppure questo sarà soltanto un deserto fra pochi anni. La situazione economica della Sicilia è molto grave, ma secondo lei siamo a rischio default? La Sicilia è a rischio default da circa 20 anni, non è una novità. La questione vera è come si pensa di migliorare la condizione economica. Noi siamo convinti che non sia sufficiente una politica di tagli che poi in realtà fanno risparmiare pochissimo, ma servono a fare demagogia a buon mercato. Bisogna creare invece le condizioni per far ripartire lo sviluppo. Se il prodotto interno lordo dell'isola non cresce, non è con la spending review e con i tagli che potremo migliorare le nostre prospettive. Cosa chiedere in concreto per migliorare le condizioni della Sicilia al governo regionale e a quello nazionale? Al governo regionale e al governo nazionale chiediamo innanzitutto di spendere le risorse che ci sono, quelle della Comunità Europea. Chiediamo di creare delle infrastrutture che possano collegare l'isola per fare sviluppare i vari settori, dall'agricoltura al turismo. Ci sono responsabilità del governo nazionale che ha usato le risorse PAC del Mezzogiorno come bancomat per finanziare gli sgravi alle assunzioni nel nord. Ci sono grandi responsabilità del governo regionale che ha fatto poco, oltre che gli annunci, di quello che gli competeva per creare condizioni per fare fruire per esempio il nostro patrimonio culturale monumentale. Pensiamo ai musei chiusi la domenica, che sono una vergogna e che bloccano quella che è la più bella opportunità di turismo culturale che la nostra regione potrebbe avere. Per quanto riguarda il problema degli immigrati, qual è la posizione della UIL regionale e quali provvedimenti urgenti da adottare? Quello degli immigrati è un dramma che ha troppi che piangono il giorno dopo gli annegamenti e pochissimi che hanno deciso di fare sul serio. Noi dobbiamo capire che quello degli immigrati è un problema che dobbiamo affrontare anche per egoismo. L'Europa nella quale vivranno i nostri figli sarà un'Europa diversa in cui abbiamo vissuto noi, o c'è davvero un'attenzione al Mediterraneo nel suo complesso, o non è con i provvedimenti tampone che potremo rispondere a quello che è un dramma di dimensioni epocali. Tra pochi giorni, precisamente il 5 maggio, ci sarà lo sciopero generale unitario del settore scuola. Cosa si rimprovera al governo nazionale e quali soluzioni per la Sicilia?
Ma noi rimproveriamo il governo nazionale che ha avuto tanta fretta nel fare i decreti per togliere i diritti col Jobs Act, quindi questo l'hanno fatto in fretta, velocemente, senza ascoltare nessuno. Adesso chiediamo, visto che dichiarano la volontà di stabilizzare i precari, di fare anche questo per decreto, in modo che finalmente dalle promesse si passi ai fatti. Allora, buon lavoro, buon primo maggio. Grazie.